Rispetto a tanta superficialità, tanti stereotipi oggi dominanti, credo che rileggere i classici, questo tipo di classici, i tragici antichi, i filosofi antichi, sia un'esperienza straordinariamente formativa. Le opere di Eschilo, Sofocle e Euripide riescono a sollevare ancora oggi questioni con cui dobbiamo misurarci come uomini e come cittadini. Ad interrogarsi e ad interrogare sulla questione è così Emanuele Stolfi, docente dell'Università di Siena, nel suo ultimo libro. È un libro questo che io ho definito per molti, non per tutti, ma per molti, La giustizia in scena, un rapporto fra la tragedia greca e il teatro, cioè fra il teatro e il tribunale, fra il teatro e il diritto, fra l'attore, che in greco è l'ipocrites, e l'oratore, che è il rhetor. Non dobbiamo cercare l'attualità a tutti i costi nei testi degli antichi, dobbiamo cercare degli strumenti per pensare criticamente, per pensare in libertà con la nostra testa, per saperci porre le questioni prima ancora di trovare le domande. Io questo credo che la tragedia greca del V secolo avanti Cristo ancora possa dare al giurista di oggi, al cittadino di oggi. C'è una griglia di problemi, di questioni sulle quali riflettere, che sono le grandi questioni della convivenza umana.